Sul fronte del DDL concorrenza, in particolare per la vicenda delle concessioni balneari, la maggioranza del governo Draghi sembrerebbe aver trovato un'intesa in vista del 30 maggio, giorno in cui il provvedimento arriverà al Senato per il voto decisivo. Il punto di partenza su cui è iniziata la discussione è la bozza che prevede il termine per le gare generiche al 31 dicembre 2023, ma su questo sembrerebbe esserci uno spiraglio per traslare il tutto di un ulteriore anno, quindi fino al 2024. Ma il nodo più difficile da sciogliere è quello legato agli indennizzi, visto che non è ancora chiaro il meccanismo scelto per il calcolo della somma di denaro che lo Stato dovrà versare ai balneatori. Possiamo dire prima cosa che è stata una delle più cattive figure fatte dalla politica italiana negli ultimi 20 anni, perché arrivare oltre l'ultimo momento, già oltre i rigori, per decidere una cosa che deve essere decisa politicamente vuol dire proprio non aver fatto il proprio dovere. Ciò detto, probabilmente le concessioni otterranno un nuovo rinvio non oltre il 2024, così come già anticipato dal Presidente Draghi. La partita si sta giocando in questo momento sul valore dei rimborsi, meglio sulle metodologie da adottare per rimborsare i concessionari che eventualmente dovessero perdere la concessione. Ormai è già tutto sostanzialmente deciso, si tratta di vedere quale sarà la metodologia di rimborso per i concessionari che perderanno la concessione. Si parlerà di bilancio, si parlerà di opere infrastrutturali eseguite, di valori di azienda, ed è almeno questo un risultato che è stato ottenuto grazie all'intervento forte delle associazioni di categoria. Qual è l'umore degli operatori? Pessimo, abbiamo ancora di fronte anni, almeno 2 anni di lavoro precario, e quando la prospettiva aziendale è precaria significa mancanza di investimenti e soprattutto si fa addirittura fatica a trovare il personale, perché chi decide di fare carriera in un settore che non sai se domani mattina potrà essere aperto o meno, o potrà essere completamente ribaltato da nuove legislazioni?